Radio Level 1 e sei al centro della musica. Non so se mi basterà mai una canzone per spiegare a tutti e come sei irraggiungibile. Il tuo sorriso cambia il mondo, tu nei miei sogni sei protagonista, indiscussa, sei sempre solo tu. E voglio dirti che ho bisogno di te. Sei troppo bella per me, sembra impossibile. Tu che sei bella, sei qui il motivo in più, perché sei bella da morire e solo tu mi fai impazzire, perché io lo so che sei raggiungibile. Che vorrei, sei come un uragano che ti cambia dentro, nel profondo, e non ti lascia più. Pensavo di conoscerti abbastanza, ma ogni giorno tu mi sorprendi sempre più. E voglio dirti che ho bisogno di te. Impossibile, oh, perché sei bella, sei sempre solo tu. Tu che sei bella, sei quel motivo in più, perché sei bella da morire e solo tu mi fai impazzire, perché io lo so che sei raggiungibile. Capisco mai perché penso sempre solo a te, e tu sei il centro del mio mondo, e sei un oceano infinito, il tuo sguardo mi ha rapito, e tu sei raggiungibile, perché sei bella, sei sempre solo tu, tu che sei. Radio Level 1, ore 22 e 0 minuti. Eccoci nuovamente in studio con Shake and Dance. Wow! Wow! Con noi è l'ospite della serata, il gruppo degli... Addirittura! Il gruppo degli Antigua. Wow! Allora, Mattia, sei in linea? Eccomi qua, ci sono. Oh, grandissimo Mattia, benvenuto, you're welcome su Radio Level 1. Allora, innanzitutto giovanissimi se non erro. Sì, siamo giovani, dai, abbiamo 19, 20 e 21 anni, quindi... Wow, appena freschi di patente praticamente, no? Come si dice? Freschi, sì, dai. L'hanno studiata per visto, 19, 20, 21. 19, 20, 21, sì, è vero. Sì, è tutto studiato. È un caso? Sì, no, è proprio un caso, è un caso. Mattia, vuoi presentarci il resto del gruppo? Sì, allora, vedi passo subito che sono qui con me. Ciao, sono Francesco. Grandissimo Francesco, un applauso per Francesco, eccolo qua.
Ciao, io invece sono Luke, mi è già passato il tempo. Eccoli. Oh, è grandissimo. Bassista e batterista, io invece sono cantante e chitarrista. Oh, ecco, quindi ci sono presentati alla fine, ce li abbiamo tutti adesso praticamente, no? Siamo tutti qua. Viviamo insieme praticamente ormai. Esatto. Allora, ricordami, abbiamo in linea Mattia. Allora, esatto. Mattia, noi leggevamo nella vostra biografia, ma voi avete la maledizione del batterista, com'è sta storia? Ma penso che sia una cosa un po' di tutti i gruppi. Il batterista è sempre quello che dà sempre più problemi in qualsiasi band. Sempre così. No, adesso che abbiamo trovato Luke ci troviamo veramente bene. Formiamo un bel gruppo. E la prima cosa secondo me per suonare bene, fare bene il proprio hobby barra passione barra speriamo mestiere, è comunque vivere bene insieme, trovarsi bene, perché poi si vede anche quando si suona. L'armonia è quella che conta di più, diciamo. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te, anche se poi ci sono sempre un po' i piccoli screzzi, no? Nel senso che litigate ci sono sempre. L'importante è superarle. Esatto. Se non ci sono le litigate ogni tanto non funziona la cosa. L'importante è quello. Mattia, stavamo ascoltando prima il raggio. Raggiungibile. Sì, però dimmi. Mi è sembrato di capire che è stata rifatta con questo titolo la canzone. C'entra qualcosa a Sanremo? Esatto, sì. Vuoi raccontarci un po'? Sì, vi racconto questo aneddoto particolare. Praticamente noi abbiamo presentato questo pezzo con il nome di Quel motivo in più per le selezioni di Sanremo Giovani. Siamo arrivati alle finali, tra i 50 finalisti, e poi non siamo stati scelti. Noi un po' per ironizzare su questo, perché comunque noi ci crediamo e non vogliamo mollare, l'abbiamo chiamata Irraggiungibile, anche se per noi non è irraggiungibile, ma puntiamo a raggiungerlo. Quindi per questo motivo abbiamo dato anche il nome dell'album, che si chiamerà appunto Irraggiungibile. Giustamente, come si dice nei sogni, non mollare mai. Esatto. Mattia, giusto? Mattia, perché io non ho in sovraimpressione il nome dei ragazzi. Allora, Mattia, ho saputo che voi proprio in questi giorni siete in tournée, o comunque siete reduci da qualcosa del genere. Sì, adesso siamo a Roma, e infatti siamo a cena con un po' di dirigenti Rai, perché stiamo cercando di fare un po' di promozione. Infatti giovedì saremo al programma Casa di Paola con Paola Perego, e bello. Domani mattina saremo a 1 mattina, e facendo anche un po' di promozione. Bello, radio, bello, certo, assolutamente. Che lavataccia però 1 mattina, eh? Sì, domani alle 5 saremo in piedi, adesso di mangiare e andiamo a letto. Esatto, è un incubo essere ospite in queste trasmissioni, perché questi partono alle... poi tu li vedi la mattina freschi come veramente rose, invece tu a quell'ora stai rientrando, se bene ti va. Perché noi le 6 le conosciamo solo di notte, di mattina. Bravo, cioè te stai rientrando a quell'ora, quelli stai iniziando una trasmissione. Capita così però in questa trasmissione. Eh sì, capita così. Vabbè ragazzi, noi non vi vediamo. Se volete ci lasciate il vostro numero, noi vi facciamo chiamare dalla redazione alle 4:30, in modo che ci diamo il buongiorno. Vi facciamo dare il buongiorno dalla redazione di Radio Level One, ci mancherebbe. Perfetto, va bene. Magari un pelino più tardi, che alle 4 ancora stiamo dormendo. Quindi fai 5 meno un quarto sveglia. Sì, 5 meno un quarto sveglia. Sì, alle 5 mi sa che dovremmo svegliarci. Esatto, però dai, una cosa bella, voglio dire. No, quello senz'altro, è quello che vogliamo fare. Sappiamo che comunque la promozione è una cosa che è da fare, e quando si ha soprattutto l'opportunità di poterla fare è il massimo. Perché niente, quello che noi vogliamo arrivare a fare comunque è suonare. E assolutamente. Tutto quello che c'è intorno per noi va tutto bene, assolutamente. Ragazzi, visto che nel primo singolo, dove appunto è composto di due brani, La droga ti fotte, l'altra canzone è Stella polare. Esatto, sì, Stella polare. Ah, da cosa è nata questa canzone? Ma questa canzone è nata, diciamo, un po' in un periodo un po' particolare, perché l'ho scritta io mentre stavo finendo le superiori, quindi la maturità, un nuovo mondo da esplorare. E mi è venuta in mente questa idea che comunque quando cominciamo un percorso nuovo dobbiamo sempre ricordarci le nostre origini, le persone che dobbiamo tenere sempre come punto di riferimento, e l'ho appunto identificato in questa stella polare.
Infatti il messaggio che voglio andare è: ovunque noi andiamo ricordiamoci sempre da dove veniamo e di tenere dei punti fissi, perché sono quelli che ci permettono di andare avanti. L'idea è questa, di Stella Polare. Avete dei bellissimi pensieri, ragazzi. Ma infatti ho visto che avete firmato un contratto discografico. Sì, a 6-7 mesi fa abbiamo firmato un contratto discografico con la Rai Trade. E esatto. Niente, è uscito questo primo singolo a novembre e il disco è previsto per maggio. Avete un bel po' di concorrenza, eh? Diciamo che siete usciti in contemporanea con i ragazzi di Amici, quindi vabbè. Sì, è un'altra cosa che con cui noi sbattiamo il muso, perché purtroppo ormai in Italia se non fai Amici, X Factor e cose varie purtroppo è veramente difficile. Guarda, tra virgolette, passami questo pensiero: è un po' triste che la musica debba sbarcare in televisione, debba essere comunque pubblicizzata in televisione per poter... È un po' triste, capisci? Veramente un po' triste. Cioè, io penso che un musicista non ha bisogno poi della televisione, non è tanto l'immagine che fa il musicista quanto la voce, quello che poi ti trasmette. Perché, la base dell'idea è quella, però purtroppo... Esatto, non è no, vabbè, i tempi stanno cambiando. Non è che noi critichiamo... No, assolutamente, anzi. Sappiamo benissimo, perché se uno vuole seguire la sua passione è una strada un pelo più semplice, possiamo dire, ma che onestissima. L'importante è seguire esatto. I propri sogni e le proprie passioni. Hai perfettamente ragione, concordo perfettamente con te. Un discorso che per non te. Fa una piega. Siamo sulla stessa linea d'onda. Assolutamente sì. Allora, io a questo punto direi di ascoltare la... Noi ci ascoltiamo anche Stella Polare. A questo punto guarda, facciamo uno strappo alla regola, perché sono veramente delle bellissime canzoni. Ci ascoltiamo grazie. Stella Polare e poi torniamo di nuovo e... saluti e... Esatto, a dopo. Stella Polare, Antigua. Le 100 radio. Connessione in rete nazionale. La giusta sintonia è Via Etere, un libro di Paolo Lunghi, edito da Ibiscus Ulivieri. Via Etere narra la storia di tanti giovani degli anni 70 che hanno fatto e vissuto le prime radio libere italiane. Puoi acquistare Via Etere in libreria o sul sito www.viaetere.net. Le 100 radio. Connessione in rete nazionale. La mia stella volare, la mia stella volare. Le tue parole sono come la realtà, viaggiano libere come portate da una nuvola. Come si nasconde dietro una bugia. Dietro una bugia. Come se non esistesse più. Non vuole più mostrare la sua faccia. Tu sai che cos'è. Vorrei portarti via con me. Tornerò. Aspettami. Questo viaggio. Yeah.
questa era Stella Polare. Per ricordarci da dove veniamo e dove andiamo. È bellissimo che un gruppo così giovane abbia questi ideali che purtroppo ogni tanto vanno a perdersi. Vabbè, cosa vogliamo fare? L'importante è che ci siano queste cose, no? Penso proprio di sì. Adesso questa è una riflessione tra noi, ma... Allora, Mattia! Eccomi. Allora, dici quali sono le prossime tappe, a parte le trasmissioni televisive, a parte le cose, dove possiamo venire a sentirvi suonare? Allora, per ora non sappiamo ancora bene perché è tutto ancora da definire, però da maggio inizieremo a girare un bel po', a suonare per tutta l'Italia e niente, faremo un bel po' di trasmissioni televisive, stiamo cercando di fare più promozione possibile per poi suonare quest'estate, quindi ancora sono un po' da definire, ma potete vedere tutte le nostre date sul nostro sito che è www.antiguaofficial.com, il MySpace che è myspace.com/antiguaofficial, oppure sulla nostra pagina di Facebook che si chiama Antigua. Grandissimo, guarda, io ci vado subito sulla pagina di Facebook, allora guarda, facciamo tutto in diretta. E poi Mattia, se dovessero comunque sbarcare qua nella nostra isola, potreste fare un salto in studio insieme a noi e... Veniamo a trovarvi di sicuro se veniamo là. Volentieri. Sarà un piacere. Allora, vediamo un po'. Antigua azienda. No, non siete voi di sicuro. Antigua Jets. Ci sono perché io li ho trovati. Davvero? Assolutamente. Eccoli qua. Antigua questi? Piacciono no. A... No. No, no. Ma è scritto giusto? Ho scritto male? Forse. Scritto così? No. Siamo sicuro. Sì, ci siete perché io li avevo trovato, quindi è sicuro. Eccoli qua, beccati. Oh, finalmente. Posso cliccare su mi piace? Il nome è molto utilizzato, quindi... Esatto, bravo. Abbiamo notato. Hai perfettamente ragione. Eccoli qua, beccati. Vabbè, posso cliccare su mi piace? Ma volentieri, anche. Perfetto. I like it. Adesso vi faremo un po' di spam, vi procureremo un po' da me. Sei quegli amici, consiglialo agli amici, sai? Il consiglio. Esatto. Sì, classici, sono quelli che poi, sai, fai girare così. Bene, ragazzi, voi siete stati, come possiamo dire, simpaticissimi. Avete delle canzoni veramente che... Tanto di cappello, come si direbbe dalle nostre parti, ci inchiniamo al vostro cospetto. Possiamo dirlo? Wow. Possiamo anche salutare quindi Francesco. Assolutamente. Perché poi dicono che parlo sempre io, poi vi passo per i saluti. Perfetto. Esatto. Ciao. Oh, è Francesco. Pronto, sono Luke, sono il batterista. Ecco. Oh, mi raccomando, Luke, non mollarci il gruppo, eh. No, questa volta non... Cioè, non Luke, guarda che... Allora, Luke, la prossima volta che ci sentiamo io chiederò espressamente di te. Ok, perfetto, per controllare se ci sarò ancora. Esatto, non fare che mi lasci il gruppo perché guarda, Luke, ti vengo a cercare. No, tranquillo che non succederà anche perché comunque le cose stanno andando veramente bene. Grandissimo. E sembrano prendere il piede giusto, per cui non succederà il fatto di... Grandissimo. E andate avanti così, ragazzi. Oh, grazie mille. No, siamo contenti che comunque il lavoro che stiamo facendo piaccia non soltanto a noi, perché naturalmente altrimenti non l'avremmo fatto uscire, ma anche alle persone che ci ascoltano, no? Assolutamente. Noi raccogliamo dei pareri favorevoli, nel senso che abbiamo visto che comunque al nostro pubblico piacciono questi Antigua. Bene, noi siamo veramente orgogliosi di questa cosa. Allora, ragazzi, un salutone a voi. Noi... Grazie. Siamo ormai in chiusura, il tempo è tiranno, dalla regia ci fanno cenno con le forbici di tagliare. Ragazzi, un in bocca al lupo, salutateci la Clerici. Cos'è la Clerici domani mattina? Sono... No, dai, chi era? La Clerici deve essere la prova del cuoco, noi siamo... Li vuoi far andare a cucinare? Non lo so, mi ricordo che mi ha detto saremmo domani a una trasmissione. Una mattina su Rai 1, naturalmente, come dice già il titolo. Ok, chi ci sarà? Il Giletti? Chi c'è una mattina? No, sinceramente, allora io... Mattia so lo che... sa, perché prima ce l'ha detto. Mattia ce l'ha detto? Se non sbaglio, ha detto domani mattina abbiamo appuntamento con... A parte una mattina. Sto chiedendo a Mattia, che è che mi dice una mattina?
Ah, Cucuz, eccolo lì. Ah, eccolo là. Oh, è lui. Allora, mi raccomando. Allora, noi lasciamo detto in redazione, domani mattina sveglia 5:15 e poi ci vediamo su una mattina. Sì, più o meno l'orario in cui ci dovremmo alzare noi per andare in studi. Infatti, vabbè. Dai. Comunque, grazie di cuore veramente, ragazzi. Grazie a voi, ragazzi, siete stati simpaticissimi. Alla prossima, noi vi aspettiamo e appena esce qualcosa di nuovo, subito in contatto. Va bene, perfetto, noi ci saremo. Come ciao, ciao ragazzi. Ragazzi, in bocca al lupo, ciao. Allora, Gem, questi erano gli Antigua, mica bruscoline. Domani questi qua sono alla Rai, poi girano, hai fanno capito? Un po' di. Hai capito che ospiti mi becca la Gem? Mica. Sono rimasta molto contenta quando. Wow. Quando wow, ho visto io, di cosa veramente trattavano, comunque anche i loro argomenti. Che... Veramente. Ci io vuole. Ho tanto di cappello. Guarda, me ne tolgo uno, questo bianco, guarda, tanto di cappello a te.